Ciao, bentornati sul Corpo e la Mente, io sono Silvia e oggi inauguriamo una sezione Coffee Talk, quindi andate a prendere il caffè, tè, tisane, quello che volete, perché oggi rispondo un po' delle domande che mi avete fatto nei giorni scorsi. Avevo messo un post su Instagram e un po' di persone mi hanno scritto, ho raccolto tutte le domande, le ho trascritte, le ho messe in ordine, per cui oggi prendo le prime 10-11 e riguardano un po' tre argomenti, le ho selezionate così. Alcune sono cose sulla mia vita, che studio ho fatto, il mio percorso, quindi alcune sono magari curiosità sulla mia vita. La secondaria sono le... come dire, tutto il tema di organizzazione, creazione di idee, come mi pianifico, quindi un po' la mia organizzazione. E la terza area sono invece i consigli, dalle app ai libri, alle così, suggerimenti in vari ambiti lavorativi e non lavorativi. Chiaramente anche suggerimenti nel mondo del benessere. Detto questo, iniziamo. Prima domanda che mi fa Giulia Capraro 2. Il mio percorso di studi. A questa ci associo l'altra domanda, che è invece di Instant Mire, non lo so. Con che motivazioni hai scelto il tuo lavoro e il tuo percorso di studi? Allora, il mio percorso di studi. Io sono ad Ancona, ho fatto il liceo socio-psicopedagogico, non so neanche se esista più o come è stato rinominato, perché comunque, oltre a voler fare il liceo artistico, ma era, diciamo, una scuola abbastanza tenuta male ad Ancona, per cui abbandonai un po' la mia passione artistica e scelsi qualcosa che avesse a che fare con la psicologia, perché da subito, fin da subito, sapevo che mi piaceva. Io al tempo nuotavo tanto, lavoravo, cioè mi allenavo con una squadra di nuoto sincronizzato, mi piacevano tutte le cose di team building della squadra, per cui volevo approfondire sempre di più il tema della psicologia, delle relazioni con le persone e in qualche modo anche dell'insegnamento. Mentre facevo il liceo ero convinta che avrei voluto fare la maestra o comunque l'insegnante. Mano a mano che sono andata avanti con gli anni di scuola, sono arrivata al diploma e si era presentata per me l'occasione di fare anche un po' l'allenatore della squadra delle piccoline del nuoto sincronizzato, mi appassionai proprio al tema invece della formazione. E quindi scelsi, come dire, senza quasi dubbio l'università di psicologia. Per fare l'università di psicologia ad Ancona non c'era, c'era vicino a Urbino, però in realtà, grazie anche un po', insomma, al sostegno della mia famiglia, abbiamo deciso di andarla a fare in un ateneo, in una università buona, che fosse a numero chiuso, che quindi fosse un po' una preparazione di psicologia più focalizzata e meno dispersiva. Io volevo andare a Roma, io volevo andare a Bologna, insomma volevo fare le grandi città, e invece la mia famiglia mi suggerì caldamente di in realtà andare a provare un test in università a numero chiuso, in modo tale da avere una poter essere seguita di più. E quindi sono stata presa al test di Milano, in università cattolica, per cui a 19 anni lasciai Ancona e me ne trasferii a Milano, appunto. Per cui feci là i miei 5 anni di università, dove scelsi la specializzazione del biennio in psicologia del lavoro, anzi si chiamava psicologia delle organizzazioni e del marketing, perché comunque il pallino fisso del voglio fare non più la maestra ma il formatore ce l'avevo, quindi o il formatore o il coach, quindi l'allenatore. E grazie a dei laboratori durante l'università cominciamo a fare formazione, docenze, prima tra noi a scuola, poi in qualche piccolo seminario, per cui io sentivo proprio che quando lo facevo mi piaceva, era come se io sentissi tutte le mie energie che si condensavano per fare una cosa che fosse utile per le persone ma anche bella per me. E quindi il mio percorso di studi termina momentaneamente con l'università, nel senso che mi laureo nel 2005 o 6, aspetta, 2006 forse, boh. E inizio subito a lavorare per una società di consulenza di Milano, perché avevo bisogno delle ore per finire le ore obbligatorie di tirocinio per l'albo di Stato. Quindi passo altri 6 mesi a fare il tirocinio in questa società di consulenza che si occupava di corsi di formazione e quindi di consulenza delle risorse umane nelle aziende. Nel cominciare a lavorare con loro mi è piaciuto tantissimo, mi sono appassionata proprio alla creazione, alla progettazione di corsi, mentre prima pensavo solo di doverli chiacchierare, erogare, fare la lezione, la parte dietro del progettare i corsi, che quindi significa studiare e progettare, mi piaceva molto. Per cui, primo stage per, credo, 590 euro o 600 euro,
inizia a lavorare lì da loro e passano i mesi, diciamo dopo circa un annetto, mi sposto, nel senso che un'azienda cliente di questa società mi fa una proposta per andare a lavorare da loro sempre come ufficio formazione, quindi lato dentro le aziende, dentro le risorse umane, oltre a chi c'è, magari la cosa più conosciuta è la selezione del personale, ma all'interno delle risorse umane ci sono anche delle persone che si occupano proprio di progettare, inventare e preparare i corsi per i dipendenti. Per cui entro in azienda e sempre restando a Milano. Mi piaceva molto la logica di vedere come una grande azienda progetta grandi corsi, interventi magari su 1000, 2000, 3000 persone. Però ammetto che era fortissima la mia passione, la mia voglia, il mio desiderio di insegnare, di parlare, mentre in azienda il lavoro era un pochino più gestionale, cioè di scelta, di procedure, di decisione e poi chiamavi dei fornitori, delle società appunto esterne che facevano il corso. Per cui la mia passione era sempre quella di inventare, creare e ho deciso di cambiare di nuovo e tornare in consulenza. Per cui aprì la partita IVA, era il 2010, credo, e così cambio. Nel cambiare vado a lavorare in una società per cui lavoro anche tuttora, che è Creatività, una società con cui mi trovo molto bene e con cui appunto ho continuato la mia passione, diventata il mio lavoro a tutti gli effetti, di progettare, erogare corsi, sia come formatrice, sia come coach. A questo punto ho ricominciato a studiare, nel senso che ho avuto l'occasione di fare un master in management della formazione al Sole 24 Ore, quindi un anno di master. Dopodiché è partita invece anche la mia voglia di approfondire il lato di psicologia clinica, per cui diciamo, complice il trasferimento a Roma, 5 anni fa, ho iniziato a fare anche la scuola di specializzazione in psicoterapia e così mi sono specializzata anche come psicoterapeuta. Quindi nel particolare il mio approccio di specializzazione è l'analisi bioenergetica, su cui farò un video a parte perché ogni tanto mi chiedete che cos'è e come funziona. Per cui ecco, il mio percorso di studi è un po' questo: università di psicologia, del lavoro del marketing, poi un master sempre in formazione e poi invece 4 anni, anzi 5, con la supervisione della mia scuola di specializzazione clinica. Ho sempre saputo che questo era quello che mi piaceva fare, un po' per la mia fantasia, insomma, le cose che mi appassionavano e un po' perché mentre le faccio, proprio io sono davvero contenta. Sento che quello che faccio è allineato con me. Sento che raccontare in aula alcuni temi, far lavorare le persone su alcuni temi, lavorare in studio privatamente con alcune persone, sono un po' le mie due anime. Come psicoterapeuta lavoro di fino, lavoro sulle cose più piccole, più profonde delle persone e più piccole e più grandi in realtà. Mentre in aula è più un momento veramente di insegnamento agli adulti, quindi persone che hanno voglia di migliorare, che hanno bisogno di qualche strumento in più, che si sono stufati della vita come la fanno o delle modalità in cui sono un po' stretti. Per cui ecco, con che motivazione le ho scelte? Per grande passione. E quando poi ho aperto un anno e mezzo fa, ormai un anno fa, il corpo e la mente, lo stesso, la motivazione era quella di lasciare il mio messaggio nel mondo, mettere in rete. Ci sono su YouTube una marea di canali interessanti, ma anche una marea di canali un po' chiacchierini. Per cui ecco, sentir parlare. Non me ne vogliano, ma le beauty blogger di autostima, sentir parlare la truccatrice di benessere, ansia e fobie, onestamente un po' mi scocciava, lo dico. Allora ho detto: senti, sono una persona preparata. Chiaro, è un contesto del tutto nuovo per me, ma la motivazione è stata proprio quella: mettere il mio messaggio nel mondo. Avete visto anche il video sulla salute e quindi c'è stata anche quella grossa spinta per me di dire aiutiamo altri a non ammalarsi, aiutiamo altri se si ammalano ad avere qualche strumento, aiutiamo altri ad avere un accesso alla psicologia, che sia facile, che sia, spero, utile e che sia fondato. Per questo mi trovate sempre che io vi parlo dei libri, ma anche della pratica e delle cose che faccio io, perché credo che se no siano solo chiacchiere e teoria. Per cui spero di avervi risposto intanto su questo. Terza domanda, come ti trovi a Roma e come hai fatto ad ambientarti nel passaggio da Ancona? Domanda di Manulla. In realtà, appunto, ci fu un passaggio intermedio da Ancona a Milano, dove ho vissuto 13 anni, e poi Roma, dove abito da 4. Allora, chiaramente il cambio con Roma rispetto a Milano, Ancona a Milano fu un salto quantico, perché Ancona è una città molto carina, ma piccolina, di provincia, sul mare, molto rilassata. Milano
a 100 all'ora, molto grande, molto piena di gente. Per cui, però a 19 anni è tutto bello e ho preso la parte energetica di questo cambio. L'euforia dell'università, il cambiamento, tutto molto bello. E nel cambiare da adulta, quindi a 30 anni, quando no, 31, ho scelto di cambiare. Chiaramente Roma è molto più grande, molto più incasinata, con molta più gente in giro, molto più disordinata, però il mio motore di ricerca, di nuovo la mia motivazione era trovare una città con più sole, trovare una città con più caldo e appunto vabbè c'era la scuola di specializzazione qua e quindi ebbi l'opportunità poi di cambiare anche con il lavoro e di portarmi un pezzettino di creatività a Roma. Per cui, come mi sono trovata nel cambiamento, in realtà sempre bene. Uno mette in conto i primi 6-7 mesi dove in realtà non conosce nessuno, dove la città è nuova, dove le abitudini sono tutte da creare, però io dico che a me piace molto fare la turista nella mia città, per cui andare in giro la domenica con la mappa per Roma, la mappa di carta perché sono sempre un po' vintage, cercare le strade, trovarle, proprio ecco. Bella riappassionarsi della propria città. Quindi in questo senso il cambiamento per me è sempre stata un'occasione. Io la cerco un po', direbbe Andrea, che è il mio lato scorpione, cerco sempre un po' il cambiare per essere costretta a rimodularmi, a rivedere le mie abitudini, a non chiudermi mai troppo. Per cui, anzi, adesso ogni tanto lo penso, dovrei cambiare città e in realtà no, penso che Roma sia un po' la mia città, spero, credo, definitiva. Quindi, ecco, come mi sono trovata? Bene, chiaramente Roma. E cambiare da adulti è peggio di cambiare da ragazzini o da giovani per l'università, perché lì cioè, sei sicura che avrai un indotto di 1.000 persone all'università che ruotano con te. Mentre da adulti, io sono andata a Roma, le persone erano già a Roma, non c'era un'università, un contesto che ti consente di fare amicizia, per cui è tutto da creare. Ho ricevuto diverse domande, tra cui una di, mi pare, Giulia Capraro, sempre, che mi chiedeva dell'amicizia, di fare un video sui rapporti, costruire l'amicizia, le dinamiche dell'amicizia. Davvero, è un video interessante, ci dedico un argomento, un video a parte, perché appunto cercare amicizia a 18 anni è diverso che fare amicizie a 30-35, per cui ne riparleremo. Andiamo all'area, un po' la sezione, diciamo, il mio percorso, i miei studi, mia vita è finita. Qualcuno mi ha chiesto se sono sposata o ho figli. No, non ho figli per una questione di salute, i medici mi hanno proibito ancora per qualche anno di avere figli. E no, non sono sposata, ho convissuto qua a Roma con un ragazzo e è durata un po' di anni, è finita un po' di tempo fa e va bene così. Sulle faccende amorose, le relazioni amorose, ogni tanto mi chiedete, prometto, farò un video, organizzo un video non tanto di tecniche, ma un po' forse la mia storia e quello che ho imparato io nel fronteggiare le convivenze e le separazioni, ma un pochino più avanti. Poi, Instant Mire mi chiede come ti prendi cura del tuo corpo e della tua mente. Allora, tutti i video che faccio sono su questo tema, nel senso che le cose che vedete, di cui vi parlo, sono cose che io faccio per me. Cura del sonno, cura del cibo, movimento e stato mentale. Queste sono le quattro cose che proprio davvero, davvero, davvero cerco di portare avanti sempre. Cura del sonno vuol dire obbligarmi ad andare a letto presto, svuotare la mente, avere una routine serale di pulizia in modo tale da avere 7-8 ore buone di sonno. Da quando mi comporto così, in realtà mi reggo anche la domenica, non ho bisogno di dormire tanto, mi sveglio naturalmente, mi sveglio presto, mi piace svegliarmi. Cura del cibo, avete visto vari video, ci tengo particolarmente perché siamo quello che mangiamo, per cui non ne riparlo, andatevi a spulciare un po' i video sull'alimentazione, quelli che io chiamo cibo per il corpo. E invece lato movimento, c'ho sempre, sempre tanto bisogno, anche per mantenere pulita la mente, di fare movimento. Io alterno la corsa e lo yoga. E poi faccio bioenergetica, quindi gli esercizi di bioenergetica. Anche qua vi metto dei video, li trovate sotto nel box, in modo tale da avere dei riferimenti. Lato più mentale, stato mentale, come me ne curo? Vorrei meditare tutti i giorni, nel senso che a volte riesco no, tutte le mattine, a volte la sposto alla sera. Leggere, credo che per me leggere un po' di tutto, saggi, cose sulla meditazione, romanzi che fanno riflettere, leggere è proprio un lavoro che mi aiuta molto e, a mantenere pulita la mente. Quindi, se dovessi riassumere, cura del sonno, cura del cibo, movimento per il corpo e stato mentale con la lettura e la meditazione. Andatevi un po' a vedere i video. Unita a questa di Anna Savegnago, come potrei gestire cali di energia
e di positività, per cercare di essere quanto più frequentemente in uno stato di flusso. Allora, i cali di energia in realtà esistono, ci sono, dobbiamo renderli normali, è impossibile pensare di essere sempre up, o meglio, c'è qualcosa che non va, siamo sempre up. Avere un flusso, proprio perché si chiama flow, è un flusso, non vuol dire un flusso essere sempre up. Un flusso vuol dire muoversi dentro una certa cornice. Quindi ci sono alti e bassi ed è importante riconoscerli e modularsi. Quando io mi trovo un po' in down, ho fatto un video su cosa uso per ricaricarmi, però quando io mi trovo in down, prima cosa spengo il cellulare, spengo i computer e vado a passeggiare all'aperto, possibilmente alla natura o se no anche comunque così a passeggiare senza auricolari, senza niente, proprio passeggiare facendomi contaminare dalle persone. E quindi ho bisogno, quando ho un calo, veramente di tornare a muovermi. Seconda cosa, scrivo, ho bisogno di tirar fuori tutta la routine, tutto il nodo di pensieri che mi si aggrega quando vado un po' in stuck state, quindi in calo. Ho bisogno di scrivere, ho bisogno di tirare fuori, di raccontare perché mi sento così, di mettere nero su bianco le sensazioni che ho, la stanchezza, la mosceria, la debolezza, oppure le preoccupazioni. Ho bisogno che vengano fuori dalla mia testa in modo tale da ripulirla. Altra cosa che faccio, i dance party, mi vedete sempre, intanto ve la metto su Instagram, le musiche, le playlist che creo, perché io ho bisogno veramente anche poco, 40 secondi, ma se sono davvero in down, ballo come una pazza. E mi capita anche in giro per lavoro, uno va in bagno, 10 secondi, ma ho proprio bisogno di rimettere in moto tutte le energie. Per cui direi, cammino, se posso, esco, passeggio in mezzo alle persone o comunque detox da tutta l'informatica. Scrivo e dance party e vado a letto. Questo mi ricarica molto. Se anche là, oltre ai cali, sono interessanti anche gli up, quindi quando mi trovo un po' l'euforia in eccesso, anche là magari vado, scelgo di meditare, scelgo di leggere, scelgo di farmi un frullato, insomma, cerco di fare cose che invece in quel caso un po' mi facciano scendere, sempre restando piacevoli, ma abbasso il livello energetico, se mi accorgo di essere un po' troppo carica. Sempre Anna mi chiede due libri che danno energia, carica e sprint, che non vedo l'ora di leggere, che trasmettono spunti, idee e felicità. Allora, qui si apre un mondo. Nel senso che quando mi hai chiesto due libri, ho pensato, oh mio Dio. Allora, c'è un altro video in cui vi parlo dei romanzi interessanti sul cambio vita, su conoscere se stessi, ma ne ho scelti due, non mi ricordo se ne avevo parlato in quel video. Questi due sono quelli a cui io ritorno sempre. Uno è vecchio, uno è una scoperta un po' più recente, nel senso che uno è L'Enigma del Solitario di Gardner, lui è un filosofo, credo di avervene parlato. È un romanzo, in realtà, di un bambino che, insieme a suo papà, va a cercare la mamma in Grecia. Mentre viaggiano in macchina, suo papà gli racconta delle storie, lui da un fornaio trova una specie di oggetto magico, quindi sembra un libro per bambini, in realtà è un romanzo di vita, bellissimo. Il viaggio interiore di questo bambino, che però è il viaggio interiore anche della sua famiglia, scritto da un filosofo, quindi denso, denso, denso di riflessioni belle, scritte per bambini, quindi molto bello, molto molto bello, consigliatissimo. Invece, un po' più su dove trovo la felicità, gli spunti, questo di Louise Hay, Affermazioni quotidiane, calcolato per dare ogni giorno un'affermazione e un esercizio di scrittura e va a lavorare sostanzialmente sull'autostima. Su questo, in realtà, voglio fare una serie dedicata apposta, anzi, qua lo dico, sorpresa, ho deciso di aprire un gruppo su Facebook, che si chiamerà proprio Il Corpo e la Mente, per cui sarà un gruppo chiuso, dovete accettare, insomma, entrare su richiesta, e voglio creare, come dire, un piccolo spazio dove fare dei mini 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 laboratori sui temi dei video che vi sono piaciuti di più. Quindi prendendo i video quelli del mese o del periodo dove mi fate più domande, dove c'è più richiesta, per esempio l'ultimo è quello sull'autostima che ha avuto molto richiesta, per quello mi è venuto in mente questo, magari creare uno spazio dove poter parlare in maniera un po' più interattiva proprio sul gruppo di Facebook del Corpo e la Mente. Per cui se volete andatelo a cercare e mandate la richiesta, chiaramente vi accetterò. E partiremo con qualche live in più, qualche piccolo suggerimento in più, lavorando poi su, per esempio, il tema dell'autostima. Per cui, questo io quando l'ho finito di leggere, in realtà lo tengo sul comodino perché
quando ne ho bisogno, apro a caso, giorno 6, lasciare, adesso lo apro a caso con voi, lasciare andare il tuo critico interiore. Mi rileggo l'esercizio che propone per la giornata, l'affermazione che propone per questa giornata, ci rifletto prima di andare a dormire, metto via. Un altro giorno che ho bisogno, apro a caso, ama te stesso. E vado avanti così, cercando piccoli suggerimenti da questo. Quindi, affermazioni quotidiane e l'enigma del solitario. Poi, Giulia Bertoli mi chiede app utili che uso sul benessere, l'organizzazione e i vizi. Allora, devo dire che con questa domanda ho riflettuto che non sono una grande consumatrice di app. Allora, penso che le app che clicco più spesso siano di questo tipo, Asana, dove mi segno gli appuntamenti e mi segno le idee, in quel senso mi segno anche un po' gli spunti, magari qualche video che mi viene in mente, qualche meditazione che voglio fare, proprio la uso un po' come se fosse un block notes dove aggiungo e quando ci torno mi aiuta molto, anche perché nei vari progetti metto delle foto che siano per me significative. In tema di foto uso Pinterest, creo delle bacheche su dei vari temi e li metto proprio, non lo so, come se fossero delle mood board o delle vision board sulle cose di cui ho bisogno. Per esempio ho una bacheca di solo citazioni sulla femminilità, ho una bacheca sulla... come dire, le relazioni familiari, quindi dove metto le foto di amici, di persone, e in questo modo ogni tanto ci torno, mi aiutano a visualizzare, a vedere le cose che mi spingono ad agire, a migliorare, a cambiare o a stare bene. Lato organizzazione, appunto Asana, lato benessere non uso niente di quelle app Calm o quelle che ti ricordano di bere. Devo dire che l'unica cosa che faccio lato benessere è muovere il corpo, per cui anziché consultare un'app mi alleno, cammino, esco, faccio yoga, medito, cerco sempre di tenere il mio corpo in movimento, perché non si può fare benessere da seduti fermi. I libri che danno già l'ho detto. Sempre in tema consiglio, questa volta è Cristina Zaro che mi chiede: che consiglio dai a chi decide di intraprendere la strada della libera professione? Che consiglio do? Apre un mondo, perché in realtà il primo, mi sento di dire, è: scegliete la libera professione se riuscite a tollerare l'insicurezza, perché comunque la libera professione io l'ho scelta, l'ho continuata a scegliere, cioè io mi sono licenziata da un contratto, diciamo, alla mia azienda per aprire la libera professione, l'ho fatto nell'anno della crisi, l'ho fatto quando il mio capo mi diceva vedrai che ti pentirai, in realtà non me ne sono mai pentita, sono felicissima di questa scelta, sono contenta così e la confermo ogni volta di più. Però bisogna saper tollerare un po' l'incertezza, mesi in cui si lavora di più, mesi in cui si lavora di meno, il fatto che non sai l'anno prossimo come andrà, ma il fatto anche per me che proprio questa insicurezza mi spinge ad avere nuove idee, che era l'altra domanda, in che modo riesco ad avere sempre nuove idee creative. È proprio questo, il sapere che non c'è qualcosa di dato, qualcosa di fisso, qualcosa che io faccia bene o male, è indifferente, che io abbia un'idea in più o meno è più o meno indifferente. Sapere che io lavoro per me, sapere che io lavoro per veicolare il mio messaggio nel mondo, fa sì che io ci creda di più, fa sì che io abbia voglia di studiare, fa sì che io mi rimetta in moto con scuole, esercizi, con libri, cioè fa sì che io non mi senta mai ferma. Per cui quella stessa insicurezza che per alcuni è un limite, per me è il mio motore all'azione, motore a non fermarmi. Per cui ecco, secondo me il grande bilancio se fare o non fare la libera professione è come viviamo la sicurezza e l'insicurezza. Non c'è niente di male aver bisogno di sicurezza, non c'è niente di male ad aver bisogno di un punto di riferimento fisso. È ok, ognuno di noi è fatto in un modo diverso. Nel mio caso il punto di riferimento fisso per me era schiacciante, io avevo bisogno della libertà, libertà di poter sommare più professioni, libertà di poter studiare, libertà di avere degli orari miei, per cui il prezzo da pagare è l'insicurezza, il vantaggio è la libertà, ma nel mio caso anche una spinta motivazionale a cercare sempre qualcosa di bello da fare, da dire, soprattutto per me che abbia valore per il mondo, cioè il mio piccolo messaggio culturale di sviluppo di una cultura migliore, io spero di passarlo in tutte le mie attività. Quindi, in che modo riesco ad avere idee creative? In realtà, sospendendo l'uso dei cellulari, sospendendo internet, leggendo su carta, leggendo libri, connettendo idee e
mie migliori idee io le ho avute o nelle vacanze oppure mentre corro, mentre faccio yoga, dopo una sessione di yoga. È come se il mio corpo si liberasse e boom, arriva l'idea. Non ho mai avuto grandi idee quando sono immersa a tappo nel lavoro, schiacciata o quando cerco in internet. Io guardo poco, l'avete visto, intanto ve lo suggerisco, guardo poco cose in italiano, proprio perché non mi va di essere bombardata da cose vicine a me. Preferisco continuare sulla mia strada, seguire la mia intuizione, seguire il mio intuito. I temi che appassionano me, spero appassionino anche altre persone. Le cose che studio riesco a raccontarle, spero che interesseranno anche agli altri. Quindi come faccio a sviluppare idee creative? Leggo molto, limito i social, io non guardo la TV, ascolto la radio però. E seguo molto il mio intuito. Se è una cosa che mi interessa, potrebbe interessare anche altri. Altra domanda, questa volta è di Pinetta 587. Come sviluppo le idee che mi vengono? Quante diventano progetti e quali invece non diventano concrete e restano nel cassetto? Un sacco. Allora, come sviluppo le idee che mi vengono? Appena mi vengono, siccome appunto mi vengono magari dopo yoga, mentre sono in palestra, dopo che ho finito di correre, io apro Asana, l'app e me la segno, c'è proprio uno dei miei progetti è idee e lì metto tutto. Poi man mano che le vado a lavorare, le sposto nelle varie sezioni, mi chiedo, per esempio, io ecco, mi viene un'idea, la segno, poi vado alla libreria, mi dico che libri ho su questo che ho letto che posso rileggere, mi prendo qualche giorno per riguardare gli indici, riguardare i miei appunti, riprendere libri di psicoterapia se è qualcosa di più profondo. E così magari creo un video, oppure, come nel caso per esempio del gruppo, creo un progetto, e decido di portarlo avanti. Quindi prima l'idea, poi a quel punto lo pianifico nelle settimane o nei giorni. Come si sviluppano? Non tutte si sviluppano, alcune rimangono in Asana e non avranno mai spazio, alcune mi rendo conto che per esempio il canale l'ho aperto l'anno scorso, ma era una cosa che avevo in mente da 3-4 anni. E ho un libro nel cassetto che forse diventerà un progetto per dopo l'estate. Per cui alcuni restano nel cassetto e ci restano per sempre, altri invece magari hanno solo bisogno di un tempo di maturazione per venire puff, a galla nel momento giusto. Tutte però entrano in Asana. Tutte entrano nel mio blocco mentale di appunti. E domanda simile di Coco 16 Gin. Come faccio ad essere organizzata e a fare tante cose insieme? Usi un'agenda, usi un quaderno? Allora, faccio tante cose, è vero, appunto le mie tre professioni, formatrice, coach, psicoterapeuta e il corpo e la mente, sono un po' oltre a questo, lo sport, l'allenamento, la cura di me, le routine, gli amici, quindi è vero, faccio tante cose, è vero, mi piace fare tante cose, mi organizzo dandomi dei tempi, quindi non tutto può accadere in una stessa settimana, semplicemente magari ci sono delle cose che porto avanti una volta al mese, quindi mi do anche dei tempi distribuiti. Sono probabilmente una grande perseverante, per cui è vero che lavoro comunque un po' farlo sempre, per cui anche solo una volta al mese, ma sapere di non disdirlo, oppure una volta a settimana e non disdirlo. Per cui esistono delle cose da fare tutti i giorni, per esempio, non so, la cura del sonno, ed esistono delle cose, il corso di Shiatsu, per esempio, non l'ho citato prima, ma ho fatto anche quello, il corso di Shiatsu, che si tratta di un sabato al mese. Per cui ci sono delle cose che si possono modulare. Ricordatevi sempre che è imperfetta ma reale, cioè non bisogna fare tutto al top sempre, così non funziona. Ora, uso agenda o quaderno, appunto, in realtà non uso Asana come agenda, la uso solo come blocco di appunti. Quello che io uso come agenda è l'app del cellulare, quindi il calendar del cellulare, dove segno proprio gli appuntamenti basici, i giorni impegnati in azienda, piuttosto che serate, cene, telefonate da fare, scadenze varie. Quello che poi io uso, e lo associo alla domanda di Ale Notorious, che mi chiede: usi i quaderni divisi per argomento, lavoro, gratitudini, sfoghi? Se sei fuori casa e hai solo un quaderno, ad esempio il lavoro, e ti viene in mente una riflessione personale, mischi gli elementi o metti un post-it? Hai un bullet journal? Per cui parliamo adesso di argomento organizzazione. Per rispondere ad Ale, prendo i miei famosi quaderni. Allora, io ho l'agenda sul cellulare. Le cose di lavoro io le scrivo in quest'unico quaderno, intanto ve lo vedete nelle varie foto di Instagram, scelgo sempre una moleschina rigorosamente a pagina bianca, perché poi io vado a fare appunti così con disegni, oppure intanto mi vedete fare le sketch.
Per cui, sketch note, il modo di prendere appunti. Per cui, ecco, questo è il mio misto. Metto qui delle etichettine, diciamo che poi ho dei post-it e delle etichette, per dividere gli argomenti. Per esempio, rosa sono il punto in cui sono arrivata per il corpo e la mente, giallo è il mio to-do list del lavoro, diciamo, come formatore, e quindi un solo quaderno dove raccolgo idee, le idee che prima metto in Asana, qui cominciano a diventare, non so, elenchi puntati, indici, disegni, le comincio a organizzare. Quindi questo è il mio quaderno dove raccolgo tutti i miei tre lavori. E oltre a questo ho il quaderno, l'avete visto spesso, quello della sera, quindi qui metto le gratitudini, la celebration list, o quello dove scrivo un po' gli sfoghi durante la giornata. Anche in questo caso ogni tanto faccio dei disegni, altrimenti è già scritto. E questo è il mio quaderno serale. Quando sono a lavoro non mi porto dietro tutto, cioè nel senso, quando sono a lavoro in giro, spesso in trasferta, ho solo questo dietro, su cui però non scrivo la mia vita personale, anzi. Quello che faccio è, quando sono in giro per lavoro, ho una moleschina piccolina, quindi il formato quello mini, dove invece lavoro su, come li chiami tu, gli sfoghi del momento. Per cui, se mi scordo di portarmela dietro non fa niente, spesso quello che faccio è una nota audio al cellulare che mi tengo per me, ma giusto perché ho bisogno di scrivere, oppure prendo un foglio a parte e poi lo inserisco nel quaderno e lo rimetterò qui dentro quando torno. Per cui, quando ho proprio fretta o la borsa pesante, vado via per lavoro, c'ho solo lui. Se posso, ho tutti e due. Questo sta sempre a casa. Ale, spero di averti risposto. Detto questo, ho altre domande. Che metodo di studio uso? Ma ne vorrei fare un video a parte, perché mi rendo conto che è un po' più complesso e perché già siamo arrivati a 6 milioni di ore di video, quindi sarete anche stufi. Quindi rimando a un altro video il tema sull'amicizia, a un altro video il tema dell'amore, delle relazioni affettive. Mara Galeotti mi chiede: dove si depositano le emozioni? Anche questo molto interessante, ve ne parlo nel video sulle emozioni legate proprio all'analisi bioenergetica. Come faccio ad essere così serena? Sempre di Coco la domanda. Che bella domanda, mi fa piacere pensare e vedere che quindi a questo punto sembro una persona serena, lo sono, è frutto di lavori diversi, nel senso, da un lato ho la dimensione spirituale, io sono una persona religiosa, lo dico senza vergogna, sono una persona, sono cattolica, per cui quella comunque è il mio pezzettino di spiritualità che alimenta la fede e la calma. Questo è dovuto a anche un lungo percorso di psicoterapia personale che ha fatto sì che un po' i miei nodi interni li vedessi e li potessi andare a sciogliere, ed è frutto del lavoro che faccio su di me, la yoga, la corsa, la meditazione, quella pulizia giornaliera che io faccio. Però su questa serenità ne vorrei fare un video più specifico. E ci associo anche Giusy 6631 che mi chiede: come mai cerco di acquisire modalità per riuscire a gestire l'ansia, a lavorare sull'autostima, e poi mi succede che abbandono tutto? Succede, questo fa parte degli alti e bassi, fa parte della costanza, però sempre all'interno delle emozioni ne riparliamo. Detto questo, penso che sia durato un casino questo video. Se vi fanno piacere queste chiacchiere, quindi meno tecniche ma più chiacchiere, i nostri coffee talk si possono ripetere, fatemi sotto domande o approfondimenti che magari diventano il contenuto per il nostro prossimo coffee talk. Detto questo, vi ricordo il gruppo di Facebook dove continuare a scambiare suggerimenti dopo i vari video o avere modo di chiacchierare in maniera più diretta, quindi gruppo chiuso Il Corpo e la Mente. E iscrivetevi al canale se volete altri video, finiamoci il caffè e buona giornata. Ciao!